Aggregazione, condivisione di idee, partecipazione. Sono questi gli ingredienti principali che la rete degli studenti medi, assieme al circolo Arci Out, desiderano portare dentro la loro sede di Via Don Minzoni. A pochi giorni dall'inizio del mercatino del libro usato, un servizio che sarà attivo fino al prossimo 15 ottobre, gli studenti nisseni hanno già in programma numerose idee e progetti da portare avanti nei prossimi giorni. Dunque, non solo vendite e acquisto di libri di testo, ma anche spazi ricreativi dedicati alla lettura, all'arte e alla musica. Il prossimo 11 settembre, alle ore 21:30, sarà infatti l'occasione per presentare ai giovani della città e non solo le numerose attività in programma organizzate dalla rete degli studenti medi e dal circolo Arci Out. Una serata in cui ad essere protagonista sarà anche la musica, attraverso le esibizioni di band emergenti, quali gli Scotch e Linea Generale. Abbiamo pensato comunque di lanciare un evento a misura di giovani, quindi dove ci intratteneremo con della musica di sottofondo. Abbiamo contattato delle band, comunque emergenti, quindi stiamo parlando sempre di un gruppo ristretto di ragazzi, quali gli Scotch e in Linea Generale. E poi, come ultimo, ma non per importanza, abbiamo contattato Simone Guttilla, un nostro grande amico, che fa DJ set, che ci aiuterà anche comunque a rendere ancora più bella la serata di venerdì. Chiaramente quello dell'inaugurazione vuole essere anche un input per iniziare una serie di eventi, non soltanto con il Circolo Out, ma grazie anche alla collaborazione della rete, degli studenti, anche per comunque raggruppare con gli giovani che durante il periodo estivo si sono un po' dispersi e raggrupparli per iniziare al meglio quest'autunno che si prefigge di essere il più interessante. È molto importante avere uno spazio di aggregazione perché lì realmente le menti entrano in contatto e girano le idee. E quest'autunno noi dovremmo essere sicuramente molto rappresentativi per gli studenti per quanto riguarda la mobilitazione che porteremo avanti sia a livello nazionale sia a livello regionale e cittadino contro la buona scuola. Questo spazio nasce proprio per l'esigenza studentesca di avere un posto dove recarsi, dove lo studente può trovare uno spazio adatto a se stesso, dove può trovare servizi specifici, dove può parlare di tematiche rivolte a lui stesso. Tratteremo tematiche ad esempio come il femminicidio, la teoria gender che riguarda proprio il mondo della scuola.